Salve a tutti ragazzi, sono Alessandro e vi do benvenuto in questo nuovo video. Allora, oggi, come vedete dal titolo, vi parlo di World of Tanks per Xbox 360. Mi è arrivato qualche giorno fa il codice per poterlo attivare, per poter provare la beta su Xbox 360. Oggi sono tornato a casa a Torino e quindi l'ho potuta provare. Vi do quindi subito le mie primissime impressioni a caldo, quindi ovviamente potrei poi, diciamo, modificarle nel tempo. Ecco, ho fatto un po' di partite, ho giocato un'oretta e vi do le mie prime impressioni. Allora, prima di tutto, giusto due parole sulla partita. Come vedete è un gameplay col 121 in passo di montagna, sono in plotone e vedrete un utilizzo del 121 che è un medio molto da pesante invece, proprio perché il 121 in effetti si presta ad essere usato anche come un pesante, avendo un cannone praticamente da pesante. Detto questo, direi di non parlare oltre della partita, che tanto non è quello, insomma, quello di cui appunto voglio parlarvi oggi, bensì di World of Tanks per Xbox 360. Allora, la valutazione generale non è proprio positiva. Devo dire che per adesso non è malissimo. Essendo ancora una beta, ovviamente c'è margine di miglioramento. Dividerei, diciamo, il gioco in due parti, una buona, normale, e una invece ancora abbastanza pessima e poco ottimizzata. Allora, quella buona, normale, è la parte in game, ovvero in partita comunque funziona bene il movimento del carro, il movimento del mirino, il fatto di mirare e poi di sparare è stato ottimizzato abbastanza bene. Ovviamente, come potrete immaginare, con le due levette, una muove la visuale e quindi il mirino, l'altra il carro. Con il grilletto sinistro si mira, con il grilletto destro si spara. C'è anche la possibilità di fare un ulteriore zoom premendo l'analogico destro. E sostanzialmente questo è un po' tutto. Con i due pulsantini che ci sono vicino ai grilletti si apre, diciamo, un menu a tendina, che è lo stesso se io premo Z, questo sarebbe, insomma, con le varie opzioni, no? Come dire, tornate indietro, difendete la base, copritemi, ricarica, eccetera, eccetera. Quindi questo, diciamo, che funziona abbastanza bene. In game sono fatti bene gli effetti, devo dire, mi piacciono. Gli effetti sia di distruzione, sia proprio di quando magari si spara il colpo, quando il colpo arriva nel carro nemico, le esplosioni mi sembrano fatte molto bene. Ovviamente la grafica, io la confronto con la grafica ultra con cui gioco su computer, non è paragonabile, perché si parla comunque di un hardware della 360, cioè vecchio di 6 anni circa, 7. Quindi questa è la parte buona, che quindi va bene. Non posso dirvi molto altro. Comunque le mappe le ho provate e sembrano praticamente uguali alla versione computer. L'unica cosa che in game non mi piace è la minimappa, perché si capisce pochissimo dalla minimappa. Non ho avuto modo di provare i consumabili, quindi kit di riparazione eccetera. Appena lo farò, però farò un altro video, insomma, con magari ovviamente delle impressioni più complete. Non ho avuto modo di provarle perché, grossa grossa pecca, non si può giocare col proprio account per computer. Quindi semplicemente mi ha creato automaticamente un nuovo account col nickname che ho sull'Xbox. Inutile dire che non giocherò praticamente mai a questo Xbox, a questo World of Tanks su 360, perché non ho assolutamente voglia di reiniziare da zero. Non so se solo perché siamo in beta, però spero vivamente di sì e spero che aggiungano la possibilità di giocare col proprio account. Per ora sono disponibili solo due fazioni, che sono tedeschi e americani. Strano che non ci siano i russi, sinceramente. Ci sono solo queste due fazioni e non ho controllato l'albero tecnologico degli americani, ma controllando quello dei. Scusate, non ho controllato. Sì, quello degli americani. Controllando quello dei tedeschi, però, arriva solo fino al King Tiger, solo fino al livello 8. Di conseguenza, immagino che ovviamente anche gli americani arrivino solo fino al livello 8. Quindi non ci sono tutte le nazioni, ce ne sono solo due. E soprattutto non ci sono tutti i carri. Ce ne sono molto pochi, e soprattutto solo fino al livello 8. Quindi questo è ovviamente un difetto, sperando che, insomma, implementino tutte le nazioni e tutti i carri mancanti che ci sono anche su computer, sperando che non ci siano i carri solo perché appunto è una beta. Quindi, proprio per questo motivo, perché non ci sono tutti i carri, non ti fanno usare il proprio account, se no io ovviamente potevo usare il T62A, ma magari altri non potevano farlo perché non era proprio sbloccabile.
Quindi invece la parte pessima è quella fuori dalla partita perché è troppo macchinosa. Allora, tempi di caricamento lunghissimi. Per entrare nell'account ci passano anche veramente 30 secondi a guardare la televisione, 30 secondi, un minuto ad aspettare che solo per loggare nell'account. Poi, dopo che siete nel garage, anche lì i tempi di caricamento sono molto lunghi ed è tutto molto molto macchinoso. Per esempio, sia il fatto di potenziare un carro, dovete premere sul carro, poi vi compare un menu a tendina, premere sul fatto che volete potenziare il carro, quindi scegliere altri moduli. E vi ci sono poi, questa parte non l'ho ben capita, non vi dà la possibilità di cambiare solo il cannone o solo la radio, solo la torretta e cose del genere, bensì ci sono, diciamo, dei pacchetti già configurati, insomma, in cui con un certo pacchetto avrete alcuni moduli, con un altro ne avrete altri, insomma, e voi dovete scegliere quello che più vi piace. Non c'è possibilità, almeno io non l'ho trovata, di vedere i dati tecnici di un modulo. Per esempio, ero col T1 Cunningham e c'era il 37 mm o il 20 mm. Non ricordavo quale fosse quella ripetizione, poi vabbè, mi è venuto il lampo di genio, ovviamente quello 20 mm, però volevo comunque vedere un po' qualche statistica di questi due cannoni, non l'ho potuto fare. Anche tutto il resto, tutto quello che c'è da fare in garage con i carri, ora metto un attimo in pausa perché il replay è finito, tutto quello che c'è da fare in garage con i carri è molto molto macchinoso. Quindi, ha del potenziale di sicuro, io ci giocherei perché ci giocherei ovviamente se mi facessero usare il mio account, perché è comodo giocare sulla console, secondo me è più comodo che sul PC, siete tranquilli, seduti sul divano, sdraiati, cioè molto più tranquillo, però ovviamente devono risolvere un po' i tempi di caricamento, ottimizzare meglio la parte fuori dalla battaglia e aggiungere tutti i carri, tutte le nazioni mancanti e permettere di usare l'account che uno già ha, perché ovviamente non reinizierei. Già ho reiniziato una volta quando è finita la beta di World of Tanks su PC, non reinizierei mai un'altra volta un account da zero. Detto questo, la partita è finita, ho anch'io finito di parlarvi di World of Tanks per Xbox 360. Nella partita, come vedete, ho fatto 4500 danni, quindi non male. Come avete visto, praticamente ho tenuto un fronte. Di solito un medio non è questo che deve fare, ovviamente deve girare, muoversi. Io invece, visto che il 121 fa tanto male, lo si può usare più o meno come pesante. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ovviamente a scrivermi un commento in cui mi dite se avete l'Xbox 360 e se magari vi è arrivato il codice, se l'avete provato World of Tanks per Xbox 360, ditemi le vostre impressioni, ditemi se lo giochereste, magari non avete un Xbox, non avete ancora il codice, però se avessi una di queste due cose giochereste a questo WoT per 360. Lasciate un bel mi piace e alla prossima. Ciao ciao!